Ebbene sì, è successo. Hey guys, salve a tutti amici rosanere e tifosi rosanere. Oggi sì, parliamo di un altro palermitano che se n'è andato via dopo Lagumina, dopo Lucera e dopo tanti altri giocatori, pure Tanino Vasari, però dico Tanino Vasari era ormai a fine carriera. Ci sono stati altri giocatori che sono passati per Palermo, come Aronica, che non è che c'è stato questo grande rapporto con la tifoseria palermitana, soprattutto per le sue esternazioni. Ma oggi parleremo di un altro ragazzo che secondo me non condivido molto la sua scelta. Danilo Ambro ha deciso di non continuare appunto il progetto Palermo insieme alla società Rosanero perché gli aveva proposto un periodo di prova. Secondo lui è stata una scelta poco professionale nei suoi confronti, è successo anche con Luca Ficarotta, ma è stata una scelta secondo me limitata ma allo stesso tempo condivisibile, perché comunque Ficarotta ha 29 anni, è un giocatore che doveva dimostrarsi molto forte in Serie D, non ci è riuscito anche perché l'allenatore diciamo lo metteva in un ruolo meno consono a lui, però calciatore esperto che sei, tu comunque dovevi dimostrare di più, soprattutto con la tua maglia della tua città. Però dico ben venga, alla fine aveva una famiglia, aveva dei bambini a cui comunque badare tantissimo e quindi lo stipendio non è neanche ultramiliardario e quindi ha deciso di scendere al Sant'Agata e basta, prendere anche soldi lì piuttosto che stare senza contratto e non avere comunque dei soldi per cui badare insomma alla propria famiglia. Lucera alla fine l'abbiamo ceduto alla Cireale, Ricciardo l'abbiamo ceduto a una squadra con un nome impronunciabile, squadra del nord, ma lasciamo perdere. Invece Danilo Ambro ha rifiutato un periodo di prova, lui, classe 99, che ha fatto la trafila di tutte le giovanili del Palermo e ha fatto un'unica esperienza alla Ferrarpi Salò, poi ha rifiutato l'Under 23 nonostante anche il piccolo infortunio che ha avuto per andare a Palermo in Serie D, quindi col nuovo progetto Dario Mirri, Sagramola, Toni di Piazza, e poi a un certo punto decide di rifiutare il periodo di prova perché appunto non tanto per la paura di non potercela fare ma per via di un discorso anche poco professionale nei suoi confronti e che quindi si sente preso in giro riguardo a questa offerta, specialmente perché il Palermo l'aveva monitorato tutta la stagione, ha detto cavolo già mi conoscete. Allora io penso che quando un giocatore quando viene preso e dimostra attaccamento ai propri colori, a maggior ragione tu che ti sei fatto 10 anni di trafila delle giovanili, penso che tu dovresti dimostrare attaccamento alla maglia. E l'ha fatto, l'ha detto, l'ha ripetuto un sacco di volte. Nel periodo di prova sono per metà che condivide l'idea della società. Dall'altra dico, Ambra ha ragione, ma è sbagliato. Parlando per la società, secondo me dovevi puntare sul giocatore di per sé, perché è un classe 99. L'anno prossimo ci sarà di nuovo il criterio di dover obbligatoriamente mettere un under titolare, quindi avere un minutaggio assolutamente alto. Per forza, se è obbligato, sì, ci metto la mano sul fuoco che il prossimo anno, secondo me, avremo un giocatore forte come under. Lo metto sicuramente in chiaro questa cosa. Però secondo me Danilo Ambro poteva anche essere già il titolare. E poteva essere già il titolare, ma secondo me il Palermo voleva puntare a un'ossatura totalmente più forte, quindi vuole monitorare i giovani, specialmente i palermitani, che sono più palermitani quei giovani che altri giocatori, in cui voleva, guarda, ti facciamo un periodo di prova, tu mettiti in gioco, come è giusto che sia, come nella propria carriera bisogna essere sempre così, e poi vediamo, valuteremo, al massimo ti trasferiamo in un'altra squadra, non ti lasceremo, penso, senza contratto, no? Lui ha rifiutato perché semplicemente si sente preso in giro dall'idea che la società si è fatto nei suoi confronti. Allora, per carità, in parte ha ragione, però palermitano, tu dovresti dimostrare attaccamento ai colori, come tu hai già detto un sacco di volte. Un calciatore, ok, che vuole garanzie e vuole sempre dimostrare qualcosa in più, ma a maggior ragione in questo periodo di prova, secondo me era un modo per spronarlo a dire guarda, sono in Serie C, gioco col Palermo, dico un tantino mi farei qualche domanda e mi darei una risposta. Io vorrei per forza provare, mettermi in mostra di nuovo davanti ai miei tifosi, perché sto giocando in un campionato che ho giocato solo un anno alla Ferrarpi Salò, con mi pare 18 presenze e anche un gol. È un giocatore classe 99 che secondo me si può ancora costruire, ha degli ottimi margini di miglioramento, è molto forte secondo me, sia fisicamente che anche tatticamente, ha un bel passo, nel senso che è uno di quelli che comunque corre e fa dei passaggi sicuramente molto precisi di un certo Arevalo Rios nel passato. Però per farvi capire, è un giocatore completamente forte che secondo me si deve ancora costruire, quindi ancora non è arrivato
alla sua massima potenza di giocatore che secondo me ancora a Palermo non è esploso definitivamente, e penso che Palermo poteva essere una sua rampa di lancio per poter poi esplodere anche nel calcio italiano. Peccato, perché secondo me non riesco a condividere l'idea di Ambro, perché penso ti potevi mettere in mostra sia in un periodo di prova, come ti potevi mettere in mostra anche quando hai un contratto di 5 anni, perché non penso che tu, se prima chiedi alla società di volere delle garanzie e magari la società all'inizio dice di no, ti monitoro durante questo lasso di tempo del periodo precampionato, anche quando arriverà l'allenatore e deciderà seriamente se puntare sì o no su di lui, tu intanto ti metti in mostra. Se ami questa maglia veramente, io almeno se fossi stato al posto suo avrei detto sì. Ok, magari non condivido quello che ha detto la società su di me riguardo al confermarmi con 5 anni di contratto, 6 anni o quello che sia. Mi metto in un periodo di prova in cui non mi piace. Però sto giocando nella squadra che io ho sempre desiderato giocare, mi metto in mostra. Io non riesco a condividere questa cosa di Ambro, per carità. I soldi oggi come oggi sono importanti, perché alla fine ti aiutano sia a livello mentale, nel senso sei soddisfatto, sai che comunque tu giochi, vai in campo appunto per divertirti, oltre che a divertirti per giocare in maniera seria, perché appunto è un lavoro. Però a maggior ragione che il Palermo comunque ti potrebbe pagare quello che metà delle società di Serie C o addirittura di Serie D, che non hanno assolutamente gli stipendi del Palermo, ti possono praticamente offrire. È brutto da dirlo, ma secondo me potevi fare un sacrificio in più per questa squadra, magari metterti di nuovo in gioco, metterti in prova. Ripeto, stiamo parlando di un classe 99. Non stiamo parlando di un classe 70 o un classe 80, classe 99, un giocatore che secondo me ancora deve fare tante esperienze, specialmente a Palermo, perché ha delle qualità importanti. È un peccato, mi dispiace se qualcuno non condivide queste mie idee, però ragazzi, secondo me se tu sei palermitano e dimostri attaccamento alla maglia, dici tutte queste belle cose e poi per un periodo di prova ti dà fastidio, ok, ce l'avrei con la società, ma mettiti in gioco, porca miseria. Mi dispiace, ma secondo me doveva pensarci un po' di più e dire sto giocando comunque nel Palermo, nel mio Palermo. Ebbene ragazzi, che dire, fatemi sapere la vostra. Oggi doveva uscire un video delle curiosità su Just Tiger, doveva uscire poi il lunedì successivo una storia calcistica che purtroppo ho dovuto cancellare per ovvi motivi. E ragazzi, fatemi sapere la vostra inerente a questa storia di Danilo Ambro. Io sono totalmente in disaccordo, mi dispiace, spero, anzi gli auguro buona fortuna per il proseguo della sua carriera, ma non condivido assolutamente questa scelta che ha fatto. E che dire ragazzi, ci becchiamo alla prossima e sempre forza Palermo.